Bene ragazzi, buonasera, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi pomeriggio non sapevo cosa fare visto che sono in esilio a circa 150 km da casa mia, in questa casa singola con piscina, infatti questa sera ho fatto il bagno. E a questo punto ho detto non so cosa fare, voglio comprare una bicicletta. Quindi mi sono buttato sul marketplace di Facebook e ho cercato un velocipede che fosse a circa 5-6 km da casa mia. Non volevo fare più strada visto che non potevo e non volevo allontanarmi troppo. Quindi ho fatto una ricerca molto accurata e ho selezionato due o tre biciclette che erano disponibili in zona e anzi, ho selezionato questa fantastica bicicletta dal colore accattivante. In realtà, non volevo fare questo video, però prima distrattamente ho letto una cosa sulla bicicletta. Ho riso per tipo un quarto d'ora e ho detto assolutamente non posso fare altro che fare una presentazione ignorante perché solo per questa cosa merita tutto il video. Quindi mettete subito mi piace perché tra poco vedrete una taroccata paurosa, una cosa che non sapevo che potesse esistere in natura e neanche nel mondo. Bene, comunque, ho visto la bicicletta, c'era scritto che era full optional, come nuova, pare nuova, in effetti era vero. Ma non ho visto di che marca fosse, mi sono fidato della descrizione fantastica e mi sono diretto a casa del proprietario, anzi dei proprietari perché erano marito e moglie. Colore accattivante, vedete, bianco e forcella, colorazione giallo fluo Malossi, che poi adesso in realtà vedendola meglio con la luce artificiale potrebbe sembrare verde lime, ma non importa, facciamo che sia Malossi. Mi avvicino, allora, come vedete la bicicletta è una Beretta. Allora, inizialmente quando ho letto la scritta Beretta mi è venuto da ridere e ho pensato che fosse sponsorizzata dai salamini Beretta o dalle pistole Beretta. In realtà, dopo una accurata e lunga ricerca sull'internet, ho scoperto che non era inerente a nessuna delle due, ma bensì avete 4 secondi per sparare la cosa più idiota che vi venga in mente e alla fine del video vi dirò di cosa si tratta. 4, 3, 2, 1, stop. Stop al televoto. Dovete scrivere sotto i commenti che cosa è il signor Beretta, cosa produce il signor Beretta. Comunque, a parte questo, che vi lascio al grande finale, passiamo a vedere un po' le caratteristiche di questa bicicletta. In effetti è veramente nuova. Mi ha detto che è stata usata pochissimo ed è proprio così. Non so se sia un bene o sia un male questo. Comunque, le gomme sono effettivamente nuove, sia anteriori che posteriori. Non, cioè, hanno battistrada, vedete? Oh, fantastico! Cioè, nuove, nuove, neanche crepate proprio, perfetto. Parafanghi senza alcun segno, carrozzeria, telaio, perfetti. Tranne questo segno qua che ho fatto io prima caricandola in macchina, quindi mannaggia a me. Freni V-brake in plastica, quindi mortali, questi quando cristallizzano. Soprattutto quando c'è una frenata d'emergenza potentissima, rischiosissima, si spezzano e tirate dritto, quindi mortali. Fanale modello Alien vs Predator con batterie wifi, ho smontato prima, non c'ho le batterie, ma non importa. Poi i cerchi sono veramente fantastici, vedete, sono lucidissimi, alluminio perfetto, cuscinetti fantastici, anche questo è grandissima scorrevolezza, non so come sia possibile. Passiamo ora al manubrio. Allora, il cambio è a credo 7 rapporti con la pratica manopola che prima era incriccata, bisogna metterci un po' di olio, comunque funziona perfettamente, il cambio è preciso, devo dire che non è assolutamente male. Il manubrio con questa chiusura molto rudimentale, però non mi si è chiuso durante il primo tour. Campanello incluso, le manopole sono dure come la pietra, però non hanno marchiature. Spero siano Cassano. In realtà, magari c'è scritto sotto, non lo vediamo. Poi, cos'altro? I freni che ritornano più o meno bene. Non so di che marca siano, non c'è scritto neanche qua. Ah, aspetta, i freni sono Logan. Avevo la bici dell'Ipercop che aveva i freni della Logan. Fantastici, roba di alto livello. La sella, guardate qua che lavorazione, per avere maggiore grip, tra l'altro però solo sopra, quindi qua sotto
l'effetto viene vanificato totalmente. Chiusura, close, ok, sì, te lo specifica. L'ascella è Dina. Dina ST Race, ok. Dina Italy, Italy Design. Qui non si bada a spese. Ok, passiamo, il portapacchi. Tagliola, questo qua può catturare anche gli orsi e i cervi nel bosco se lo smontate. Poi un'altra chicca fantastica, il fanale a LED con catarifrangente integrato. Qua sotto c'è il tastino per accenderlo, ma è poco pratico, vedete? Questo funziona anche. Quindi il proprietario gli ha messo un pratico fil di ferro che si può tirare mentre si è in moto e ci permette di spegnere il fanale o di accenderlo. Ok, fantastico, vedete? Adesso non si spegne più. Accidenti. Oh no. Ok, perfetto. Parafango posteriore perfetto. Ok, sì. Ok, il nostro pignone, guardate, è pulito, cioè. Ok, tutto a posto. Passiamo ora ai pedali rigorosamente di plastica con rigorosamente il gioco, perfetto. Movimento centrale in plastica, questo penso che durerà da Natale a Santo Stefano, ma non importa. Questa è una vera chicca, il carter di protezione trasparente per vedere dove va giù la catena, è bellissimo, questo è veramente una sciccheria. Cos'altro? Qui c'è una scritta Max 28 kg, quindi 25 kg. DSH, che non so cosa voglia dire. Comunque, fantastico, con regolazioni anche. Poi, tra l'altro, altra cosa ignorantissima. Qui c'è questa riga nera, probabilmente sarà per non far vedere gli schizzi di grasso. Questa è un'altra finezza. Qui c'è addirittura il carterino regolabile, ma l'hanno montato storto perché qua, vi assicuro che quando si mette nella marcia, come adesso, più corta, perché qua è pieno di salite, tocca. Quindi va regolato sicuramente, messo più in alto. Hanno sbagliato dal controllo qualità, non hanno fatto una corretta selezione. Bene, vediamo un po' se c'è qualcos'altro da farvi vedere dall'altra parte. Direi di no. Passiamo ora alla chicca finale e poi vi svelerò che cos'è Beretta. Stavo guardando prima e ho notato questa cosa fantastica. Il cambio, pensavo fosse Shimano, ma in realtà è Saiguan 6. Cos'è Saiguan 6? Dovrebbe essere tipo il Shimano 6 o Shimano 6 o Shimano SX, non si sa. Comunque è Saiguan. Bellissimo. È tipo come le mutande della Glen Glen che trovate dai cinesi. Fantastico. Comunque, ok, detto questo, che secondo me meritava solo questo, l'intero prezzo della bicicletta. Ho scoperto che la Beretta con questo logo produce caldaie totalmente a caso. Vabbè, insomma, comunque direi che sia stato un acquisto fantastico per 80 euro. Ah, giusto, il cavalletto, mancava il cavalletto, ragazzi, sentite che scorrevolezza. Poi aspetta, qua c'è ancora il prezzo attaccato. Quello che resta è il prezzo e Denver Securit con anche il buon telaio. Ragazzi, devastante. Bene, oh, io vi saluto, ho già fatto 8 minuti e 52 di video. Da me e dalla Beretta Caldaie è tutto, un saluto, alla prossima.